Cremona ci troviamo in una piazza che mette in mostra una delle principali attività per cui la città lombarda è conosciuta nel mondo. Quello che vedete è la statua dedicata ad un maestro liutaio, quello Stradivari. In compagnia di altre persone come Amati e Guameri hanno scritto di fatto la storia di 5 settili di liuteria che sono visibili presso il Museo del Violino che è stato realizzato proprio nella città cremonese. Ma non solo liutai e violino, c'è anche la bellissima cattedrale di Santa Maria Assunta e il Torrazzo. Ma noi ci troviamo in questa località invece per un'altra delle cose che sono vissute intensamente qui a Cremona e lo dimostra la presenza della squadra ciclistica, o meglio della società ciclistica cremonese 1891. Pensate, una società che quest'oggi sta per organizzare un evento importante, la 53esima edizione del Circuito del Porto, una gara a livello internazionale che mette in palio il trofeo Arvedi. Un vero e proprio evento che ha convogliato qui nella piazza Stradivari il meglio del ciclismo dilettantistico mondiale, dall'Olanda, dalla Germania, dalla Inghilterra, come questa squadra che ha anche uno sponsor italiano, una piazza quindi che si è riempita, è proprio il caso di dirlo, di biciclette, di mezzi tecnici che tra poco daranno vita a quella che è la grande carovana del 53esimo circuito del Porto. Quello che vedete sono il direttore di corsa Antonio Pegoiani e il vicepresidente del Club Ciclistico Cremonese 1891, Italo Carotti. Sono due personaggi importanti per l'economia di questa corsa, mentre ecco che vediamo all'interno di alcuni uffici del comune le addette alla segreteria e il capo ufficio stampa Alberto Rigamonti, che poi svolgerà anche il compito di speaker per informare il pubblico che sicuramente ci sarà sul rettilineo d'arrivo. Intanto godetevi un attimino quelle che sono le immagini dove si parla di arte, quella del violino, e questa è un'immagine che ci mostra l'auditorium all'interno del museo. Siamo in uno spazio del comune di Cremona messo a disposizione per gli organizzatori e tra poco, anzi è già iniziata la riunione con i vari direttori sportivi presenti a questo importante appuntamento internazionale. Bene signori, benvenuti al 53esimo circuito del Porto, come sempre organizzato dal Club Ciclistico Cremonese Gruppo Arvedi. Abbiamo la presenza del presidente della società, il signor Rossano Grazioli, il quale chiaramente darà un saluto a tutti voi. Prego Rossano. Grazie, un saluto semplicissimo, un grazie di essere intervenuti, siete sempre tantissimi che aderiscono a questo circuito, purtroppo oggi il tempo non è del meglio, faremo quello che possiamo. E cosa vi devo dire? In bocca al lupo a tutti e che vada tutto bene, vinca il migliore. Grazie. Applausi meritati quelli al presidente del Club Ciclistico Cremonese 1891, Rossano Grazioli, che ha fatto così gli onori di casa ai tanti direttori sportivi provenienti praticamente da mezzo mondo, è proprio il caso di dirlo. Ultime note tecniche da parte del direttore di corsa Antonio Alessandro Pegoiani, che naturalmente ha fatto, diciamo, gli onori di casa a livello tecnico, mentre le immagini ci mostrano le bellezze della piazza della cattedrale che con il suo battisteo e che con il suo torrione rappresentano un punto d'attrazione turistica di grandissima importanza per quanto riguarda la città di Cremona. Ma ritorniamo in piazza Stradivari, dove il nostro amico Alberto Rigamonti presenterà le squadre che hanno deciso di venire a dare vita a questa importante manifestazione a livello internazionale. C'è anche Gianfranco Soncini, noto reporter, e poi ecco la continua sequenza di squadre che
appunto portano i propri corridori. Non più di 6 atleti per compagine ammesse dai regolamenti internazionali, per contenere praticamente gli iscritti entro un certo numero. Queste sono le disposizioni della UCI che naturalmente dà anche un altro limite a cui la corsa si avvicina in modo particolare. Massimo 180 km da percorrere e qui ce ne saranno 179.800, proprio al limite. La squadra, intanto, che avete visto, è una squadra che viene dagli Stati Uniti d'America. La Skyline, che come abbiamo detto ha corridori tutti provenienti da quel paese. C'è poi la Franco Ballerini, squadra toscana, mentre vediamo la team manager della Colpack, che come sempre documenta in diretta via Facebook gli eventi a cui partecipa. Ecco la Colpack, ricca di atleti di primissimo piano, che sicuramente è venuta qui per poter recitare una parte da protagonista. Tra le proprie file, con il numero 23, avete visto un corridore che viene dalla Colombia. Ed ora siamo alla Meblo Yogi, una squadra che già al terzo anno che iscrive i propri corridori a questa compagine, una squadra Continental. Va detto che molte sono le Continental presenti, alcune di loro hanno gareggiato anche al Giro dell'Appennino. E quello che vedete è la squadra Casillo Maserati. Buone individualità, ci sono corridori che hanno già ottenuto grandi risultati nel corso della stagione, e quello inquadrato per ultimo era Yuri Colonna, vincitore recentemente a Biella davanti a Simone Piccolo. La squadra che state osservando in questo momento viene dall'Austria ed ora andiamo ad osservare chi si presenterà sul palco delle presentazioni. Ecco un'altra squadra Continental italiana, questa volta è la Iseo Serrature Carnovali, una squadra che ha anche in questo caso atleti di primissima importanza. Insomma, del resto non poteva che essere così dal momento che la gara riveste carattere internazionale. Ci sono anche i pavesi della Garlaschese, una società mossa da una grande passione da parte del proprio presidente, e poi la Deglio Gallina Colosio Eurofed, squadra bresciana, sempre a questa manifestazione. L'anno scorso, pensate, ha posto sul podio anche un corridore, il terzo arrivato, Amin Godun. Intanto ecco che è giunto in piazza anche il primo cittadino di Cremona, grande appassionato di ciclismo, grande appassionato della propria città, un progetto, quello dell'amministrazione comunale, che vede naturalmente tantissime piste ciclabili sul territorio cremonese. Del resto qui la bicicletta, più che una passione sportiva, è un continuo uso quotidiano da parte dei cittadini. Le immagini ci hanno mostrato nel frattempo la squadra russa del Loco Spink e la Zalf Euromobil Fior. Nel frattempo il direttore di corsa Pegoiani presenta al sindaco, al primo cittadino di Cremona, Galimberti, la presidente di giuria non nuova alla gara di Cremona, la slovena Sres Nevenka. Sul palco nel frattempo ecco la squadra della Dimension Data, una squadra che ha una radice in Repubblica del Sudafrica, ma che ha anche italiani di buona levatura inserita nel proprio gruppo. Avremo modo poi di parlare anche di questa società, ma non dobbiamo dimenticare che è guidato da un ex campione del mondo, Francesco Chicchi. E non poteva mancare quest'oggi alle fasi preliminari, e poi seguirà anche la gara, un rappresentante della famiglia Arvedi. Stiamo parlando del nipote del signor Giovanni Arvedi, il dottor Mario Caldonazzo.
e si susseguono le presentazioni. Questo è Amin Godun, abbiamo detto giunto terzo l'anno scorso, oggi corre per un'altra società, la Named Rocket, ed ecco la squadra invece che viene dall'Inghilterra, tutta inglese ma è guidata da un amico, un ex professionista italiano, Zappi, che sta facendo molto per quanto riguarda il ciclismo dilettantistico proiettato verso il professionismo nella vecchia Inghilterra. E ecco i ragazzi del Principato di Monaco, c'è anche un italiano, Luca Cavallo, tra le file di questi atleti. Altra squadra continental è quella della D'Amico, con il numero 53, avete visto un primo piano di Franco Orocito, ma c'è anche Federico Burchio, nostra vecchia conoscenza, una squadra fatta di combattenti. Ed ora siamo ai cinque atleti che rappresentano la carriera BS, e tra essi, con il numero 36, lo vedete inquadrato in questo momento, c'è un atleta proprio di Cremona, cresciuto nelle file del club ciclistico cremonese, ha militato nelle giovanili e poi è diventato anche un po' un tecnico del squadre, quelle proprio giovani, giovanissimi. Ora, dopo un periodo di sosta, ha deciso di ritornare alle corse. Qui vedete la General Store, una squadra veneta che già quest'anno ha ottenuto diversi successi. Poi siamo all'osservazione della squadra Brianzola Cycling dell'Hoffman Guerciotti, prima di passare ai bergamaschi del Velo Racing Palazzago. Ho detto che non è la sola squadra bergamasca, quella che vedete in precedenza avevamo già vista nelle immagini ma non abbiamo potuto parlarvene, c'era anche la squadra della Valle Seriana Cene con due atleti a livello internazionale, stiamo parlando di un giapponese e di un venezuelano. Sotto gli occhi attenti della nostra telecamera è passata anche la Beltrami Opla Petroliata, squadra continentale, ed ora eccoci con la Trecolli, una squadra piemontese. Ma attenzione che gli occhi sono tutti puntati sulla squadra di casa, la Redi Cycling Team, con la Mon, Viviani, Plebani, Giordani, Bosini e Moro, diretti da Massimo Casadei, una squadra che è stata voluta in un certo senso dalla federazione. Questi atleti fanno parte di un progetto olimpico della pista, sottoposto all'attenzione dei dirigenti della squadra cremonese da Massimo Rabaglio. Ecco che in pratica ora ci sono sei corridori che gareggeranno con quella maglia particolare della Redi Cycling Team. Ormai dopo la squadra continental della San Gemini Trevigiani mancano poche compagini ancora alla chiamata, e vedete la squadra della Slovenia, la Lubiana Gusto, che si è presentata al tanto pubblico presente qui in piazza Stradivari, nonostante il tempo non sia dei più favorevoli. Dalla piazza Stradivari andiamo alla piazza del Duomo, con la sua splendida facciata c'è il raggruppamento di partenza di tutti i corridori che daranno vita a questa 53esima edizione del circuito del Porto, gara internazionale organizzata dal club ciclistico cremonese 1891. E intanto vedete il presidente sorridente con il nipote di Giovanni Arvedi, il dottor Mario Caldonazzo, eccolo lì bello sorridente, che si prepara a dare il via ai corridori che hanno deciso di partecipare a questa importante manifestazione. Ed è il sindaco Gianluigi Galimberti con il dottor Mario Caldonazzo, il presidente Rossano Grazioli e il vice Italo Carotti, che in questo momento abbassano la bandiera per il brevettato di trasferimento che attraverserà il centro storico di Cremona. Più centro di così, con la piazza del Duomo, passando davanti al palazzo del governo della provincia. Ricordiamo, il presidente si chiama Davide Viola e naturalmente è stato ben felice di vedere sotto le sue finestre, potremmo dire, il passaggio della nutrita carovana colorata che partecipa, sta per partecipare al Giro del Porto edizione 2019.
La carovana passa anche davanti al bellissimo teatro, sede di tante iniziative culturali e musicali, e poi naturalmente gli atleti arriveranno al chilometro zero e da lì daranno vita alla corsa, una corsa che si preannuncia purtroppo bagnata, ma una corsa che non può perdere, nonostante il maltempo, la grande importanza per tutto il territorio di Cremona. Un circuito di 12 km 850 metri da ripetersi 14 volte per un totale di 179 km e 900, abbiamo detto proprio al limite del regolamento UCI. Un circuito, è giusto sottolinearlo, che è completamente chiuso al traffico, o meglio, non si può marciare in senso contrario. Ci sono dei veri e propri posti di blocco stradale messi in atto dalla polizia locale con il comandante Sforza e naturalmente coadiuvati da un gruppo notevole di volontari dell'Associazione Ciclisti Cremonesi e poi i carabinieri, che fanno parte di questo grande servizio d'ordine capillare, oseremmo dire, proprio come abbiamo già detto proprio pochi istanti fa, con il circuito chiuso al traffico. Ci sono transenne, ci sono posti di blocco, non si può marciare assolutamente nella zona dove transitano i corridoi, soprattutto in senso contrario, e questo dà una ulteriore dimostrazione della grande capacità organizzativa tecnica da parte di Antonio Pegoiani, il direttore di corsa, che nello specifico, è giusto sottolinearlo, è coadiuvato in gara dall'esperto Pierluigi De Vitis, ma va detto che tutto questo grazie naturalmente all'impegno da parte di tutta la società, che è giusto ricordarlo ancora una volta, è presieduta da un uomo di grande passione ciclistica, quel Rossano Grazioli, che è coadiuvato da Italo Carotti, due uomini che continuano questa tradizione ciclistica inventata tanto tempo fa da Costantino Secchi e Luigi Gagliardi, oltre a Italo Carotti. Insomma, una corsa che è ricca di storia e che stiamo vedendo nelle sue prime fasi. Abbiamo detto strada completamente chiusa, quindi margini di sicurezza portate all'estremo della positività, e un gruppo che sta viaggiando compatto ad alta velocità, seppur compatto. Corsa che transita per Cavati Gozzi, o meglio all'estrema periferia di Cavati Gozzi, dove sul cui territorio ci sono le acciaierie Arvedi, una azienda leader nel suo settore, produce acciai e tubi di alta qualità che vengono esportati in tutto il mondo. E l'Arvedi è poi anche molto vicina alle varie iniziative del comune di Cremona, c'è titolato proprio al signor Giovanni Arvedi lo stadio, ma poi insomma è sempre presente a fianco non solo dell'amministrazione ma anche dei cittadini di Cremona. E intanto qualcosa si è mosso in testa alla corsa, vedete, con 114 l'austriaco Paul Bleier, e con il 166 José Andrés Díaz Santil, venezuelano della Valle Seriana. E poi sono usciti dal gruppo Christian Scherbo e Feu Rettinzeger, e con l'80 ecco Timothy Gui, australiano, che corre però per la squadra della Slovenia Lubiana Gusto. Insomma, si forma in testa un gruppetto di 5 corridori con un buon assortimento di nazionalità di appartenenza, ma poi vedete che si porta sotto con il numero 16 anche Simone Piccolo, un corridore della Casillo Maserati. In testa cercano di fare andatura, fare velocità questi corridori che stanno tentando praticamente una fuga. Abbiamo detto che c'è anche Christian Scherbo della Development Team Guerciotti, ora qui inquadrato con 166, pedala agilissimo il venezuelano della Valle Seriana Cene,
che ha trovato di fatto in Lombardia la sua patria per sviluppare l'attività ciclistica. Nulla di fatto per questi 5 corridoi che vengono raggiunti proprio in prossimità della raffineria di Cremona. È stato Matteo Sobreo a chiudere il buco della Dimension Data for Quebec. Ed eccoci in addirittura d'arrivo, il lungo rettilineo di Via Po a mettersi in luce in questo momento con il numero 9, Mattia Cristofaletti, un atleta under del 97 della Vies di Vigevano, che con Paolo Baccio e Richard Olek del team Colpack si avvantaggiano di qualche metro in questa fase di corsa, ma subito vengono ripresi. Del resto è un momento ancora iniziale di questa lunghissima, è il caso di dirlo, gara, una gara che si prospetta di diventare particolarmente combattuta, vuoi anche per l'impegno che i corridori ci devono mettere per affrontare le intemperie di giornata. C'è molta animosità in testa al grosso del gruppo, vedete, tanti sono i corridori, abbiamo detto 169 sono gli effettivi partenti di questa manifestazione, che gode naturalmente del patrocinio e della collaborazione del comune di Cremona e di tutta la provincia. 11 giri al termine, ricordiamo che sono di fatto 14 quelli in programma, naturalmente per il momento almeno il gruppo è ancora compatto quando gira a sinistra per proseguire in quello che è il circuito. Abbiamo detto un circuito cittadino, potremmo dirlo, perché è tutto sul territorio del comune e di conseguenza è stato molto facile per le autorità e gli addetti ai servizi poter chiudere completamente il percorso. E intanto vedete con il numero 173 il corridore Lorenzo Wiesentainer, under 23, classe 99 della General Store, e alle sue spalle con 62 Matteo Sobreo della Dimension Data Quebec, atleta piemontese che nella realtà ha già ottenuto importanti successi nel corso di questa stagione, soprattutto in gare a carattere internazionale. Jacopo Pesenti e Matteo Fantoni del Velo Racing Palazzago, unitamente a Pasquale Lamanna della Iseo Rime Carnovali, si sono uniti ai primi due atleti, ma ancora di nuovo tutto è da rifarci. Questo scatto di Matteo Fantoni che cerca di allungare, ma come vedete tutto il gruppo ha le sue spalle. E è un continuo batti e ribatti, contropiedi in continuità in questa fase di corsa. Enzo Yakota, corridore giapponese classe 2000, quindi atleta al primo anno della Varia Seriana Cene, si è avvantaggiato di qualche metro, ma ovviamente è tutto da rifare e il gruppo continua compatto nella sua marcia. Ecco che c'è anche un corridore che chiede assistenza per togliersi il giubbetto, è un corridore della Franco Ballerini, risponde al nome di Riccardo Bobbo. Eccolo mentre parla anche con il proprio direttore sportivo che ricordiamo essere Mario Turchetti. È un momento questo che è utile ai corridori, giusto per togliersi di dosso quelle che sono le intemperie che costringono poi i corridori ovviamente a non pedalare particolarmente bagnati. C'è un continuo, come abbiamo detto, batti e ribatti, vedete come si anima la corsa in testa con il numero 91. Andiamo a visitare il nome di Daniel Auer, classe 94 della Maloja Push Bikers, e alle sue spalle Filippo Pelacci della Valle Seriana. Quindi una società, quella della Valle Seriana, che si è già messa in luce, ma attenzione, c'è anche un corridore di casa dell'Arvedi, avete visto, Attilio Viviani, classe 96, atleta che è inserito nell'Arvedi Cycling Team, una squadra che è stata messa insieme, l'abbiamo detto in sede di presentazione delle squadre, da un tecnico
che è molto conosciuto, quella Massimo Rabaglio, seguendo l'invito fatto da Marco Villa, commissario tecnico della Nazionale Azzurra della pista. Questo progetto vuol portare atleti di importanza mondiale a svolgere attività proprio identica alla pista. Fanno parte di questo gruppo solo 6 corridori, sono Francesco Lamonna, Attilio Viviani, Davide Plebani, ricordiamo medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale, poi Carlo Alberto Giordani, Diego Bosisio e Stefano Moro, che di fatto ha già conquistato 2 vittorie su strada. Ma attenzione, perché la corsa si anima ancora una volta e a questo punto, ecco, con il numero 36, un corridore di casa. Stiamo parlando di quel Giovanni Pedretti che ha iniziato a correre per il club ciclistico cremonese 1891, fin dalle categorie giovanili. Lo ricordiamo, è stato il migliore allievo della stagione in cui ha gareggiato appunto in quella categoria, un corridore che aveva deciso di smettere con il ciclismo. L'avevamo incontrato proprio 2 anni or sono a Cremona in sede di presentazione della corsa. Lui era stato incaricato dal presidente Rossano Grazioli ad insegnare ai giovani talenti della società cremonese. Lo ha fatto per un paio d'anni e quest'anno l'abbiamo rivisto in sella. Forse la passione, forse lo stesso Massimo Rabaglio, che è il direttore tecnico della BS Carrera, lo ha convinto a dare ancora un contributo. La squadra quest'anno è diventata Continental e quindi c'era bisogno di un uomo di esperienza, soprattutto capace, intelligente in corsa come lo è questo atleta, di fare da vera e propria chioccia ai giovani che compongono le fila di questa squadra, la BS Carrera, che in ammiraglia ha oggi Sergio Gozio e in bicicletta Raul Colombo, Jacopo Menegotto, Andrea Bersi, Stefano Taglietti e Giovanni Pedretti, appunto colui che in questo momento è in fuga. Ha deciso di andarsene via tutto solo, di alimentare praticamente una fuga, e su di lui si è portato con il numero 91 l'austriaco Daniel Auer. Ma le immagini ci mostrano la testa del gruppo a questo punto all'inseguimento con il numero 26 Leonardo Tabarelli dell'Iseo Rime Carnovali, e poi alle sue spalle c'era con 148 Jacopo Pesenti. Ma le immagini ci portano adesso sulla testa della corsa, vedete i due vanno perfettamente d'accordo e naturalmente guadagnano anche alcuni secondi nei confronti del gruppo. Quindi qui si tratta non più di uno scatto, ma di un vero e proprio tentativo di fuga. Ma la strada è molto lunga prima di arrivare all'arrivo, ci sono ancora tanti chilometri da percorrere e, come vi abbiamo fatto notare in precedenza, qui è una corsa che si gioca soprattutto sulla lunga distanza. Intanto i due passano sopra una di quelle chiuse che sarebbero servite, perché dobbiamo usare questo termine, al far praticamente passare le barche, le navi di piccolo tonnellaggio, comunque quello che poteva navigare dal Po, quindi dal mare, fino ad entrare nel porto canale di Cremona. Un progetto che avrebbe dovuto portare poi questi natanti addirittura nel centro di Milano, e poi tutto è finito in quel di Pizzichettone. Quindi il canale è stato bloccato, sono stati spesi tantissimi soldi per questo progetto che era avveniristico, che portava l'Italia ad avere un fiume navigabile come il Po fino addirittura a Cremona, ma poi tutto è andato praticamente male ed oggi ci sono queste infrastrutture che servivano proprio per fare in modo che le navi potessero alzarsi, le vere e proprie chiuse inventate da Leonardo, tanto per intenderci. Comunque, al di là di questo fatto, il circuito del porto si chiama proprio così perché chi lo ha inventato negli anni passati, nell'epoca, era Costantino Secchi e Luigi Gagliardi, insieme a Italo Carotti, sono di fatto le persone che hanno voluto realizzare una corsa che mettesse in risalto questo
grande progetto idraulico che aveva coinvolto tutta la provincia di Cremona. Ma ritorniamo alla corsa, vedete i due, soprattutto impegnatissimo, vediamo l'austriaco, abbiamo detto Daniel Auer, classe 94, in compagnia del suo fedele accompagnatore di fuga Giovanni Pedretti, classe 96, quindi 2 anni più giovane della BS Carrera. Il gruppo sta viaggiando in fila indiana, ma pensate, nonostante la velocità, perché quando i corridori sono così in fila indiana vuol dire che stanno andando forte, i due sono sempre in testa, tranquilli. Grande servizio d'ordine, abbiamo detto, abbiamo visto un rappresentante dell'associazione ciclisti cremonesi che come sempre danno un grande aiuto al club ciclistico cremonese 891 nell'organizzazione di questa importante manifestazione. Abbiamo detto una gara completamente pianeggiante e la grossa differenza è data intanto dallo spessore dei corridori che vi partecipano, quindi che vengono da più parti d'Europa. C'è quest'anno anche una squadra americana, ma che vede alla partenza rappresentanti di 31 squadre con corridori che vengono da Russia, Colombia, Repubblica Ceca, Argentina, Slovacchia, Norvegia, Eritrea, Repubblica del Sudafrica, Etiopia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, Slovenia e addirittura da Taipei, un corridore che è inserito in un gruppo sportivo tra quelli presenti. Poi rappresentanti dell'Austria, della Svizzera, dell'Olanda, dell'Ecuador, del Marocco, del Venezuela, del Giappone e dell'Ucraina, rappresentato in corsa dal campione nazionale dilettanti Oleksandr Shevchenko, corridore che gareggia per l'italiana Overall Tre Colli Cycling Team. Con il 112 vedete un corridore tedesco, team Wollenberg, corridore al primo anno nella categoria del team Felbermayr. E poi naturalmente qui stiamo osservando a quella che è la situazione in testa al gruppo inseguitore dei due in fuga. Con il numero 5 scatta, cerca di mettersi in luce un corridore a noi vicino, o meglio che abbiamo conosciuto proprio recentemente in occasione di una corsa vinta il 25 aprile a Nerviano, ed è corridore che gareggia e difende i colori ovviamente della Zalf Euromobil Fior, altra squadra di primissimo piano qui presente quest'oggi a Cremona. Si tratta di Edoardo Ferri, è giusto ricordarlo, corridore che ha vinto a Nerviano il 25 aprile la Coppa Caduti Nervianesi, la sua prima vittoria stagionale dopo alcuni piazzamenti a livello internazionale. Intanto vedete ci sono sempre i corridori targati in Slovenia in testa al gruppo a fare l'andatura, avete visto con il numero 82 alias Pra, corridore 98 sloveno della Lubiana, e davanti a lui con 79 Ziga Rucigai, sempre della stessa squadra ma più esperto, un atleta che gareggia tra gli elite. Con il 112 ritorniamo sul team Wolgenberg, corridore tedesco che continua a fare l'andatura e cerca aiuto dai suoi compagni, quelli che in un certo senso sono nelle prime posizioni del gruppo all'inseguimento della coppia di testa formata da Daniel Auer e da Giovanni Pedretti, che vedete entrambi passare sul canale che avrebbe dovuto giungere fino a Milano. Questa era l'intenzione dei progettisti della navigazione fluviale dal Po fino alla Darsena di Milano per il traffico, diciamo, di trasporto cose, trasporto merci. Ricordiamo che la corsa è diretta a livello di direttore di corsa da Antonio Alessandro Pegoiani, coadiuvato dal vice direttore di organizzazione Pierluigi De Vitis, ma alla direzione, diciamo, della giuria della Federazione Internazionale c'è la slovena Sres Nevenka, che abbiamo già conosciuto l'anno precedente. Poi ci sono i componenti, il coordinatore Sandro Coccioni, l'altro componente Elena Morelli, quindi una donna bergamasca, componente in moto Michela Michelotti e giudice d'arrivo Simone Lamanda. Questo è il gruppo di persone che per la Federazione Ciclistica Internazionale, l'UCI,
sta appunto controllando che tutto si svolga nel giusto rispetto dei regolamenti. Vedete che sempre in testa ci sono gli uomini della ISEO, con il 28 Enrico Spadini, col 27 abbiamo visto Mattia Baldo e poi il loro compagno di squadra Stefano Corti. Intanto i due battistrada sono seguiti costantemente dalla macchina di servizio tecnico che determina a questo punto, così a prima occhiata, che i due hanno un vantaggio massimo di poco superiore al minuto. Una coppia che sembra lavorino entrambi in questo progetto di protagonisti della 53esima edizione del circuito del Porto. Avete visto un addetto della polizia locale nell'incrocio all'ingresso della via Po, quindi laddove va ad iniziare il lungo rettilineo di arrivo, più lungo di un chilometro. Tra le persone dell'organizzazione non possiamo dimenticare Maria Fiorentini, addetta alla giuria, ed il medico della corsa Enrico Porro, che naturalmente segue con attenzione, ma sperando di non intervenire, l'evolversi della corsa. Qui sono passati già i due corridoi di testa e vedete che c'è in avanti scoperta, o meglio a tirare, una squadra tedesca, ma gli altri sono in lunga fila indiana, potremmo dire, ed ad altissima velocità. Una corsa che si è sempre, o almeno per quanto siamo a conoscenza noi, si è sempre risolta in volata, quindi potremmo dire un vero e proprio mondiale, così ci è stato detto dai dirigenti dei velocisti. Mi ricordo un anno c'è stato anche quel corridore australiano Iwan che è caduto proprio in prossimità del traguardo, ha fatto una caduta spettacolare, quindi una corsa che è sempre stato teatro di sprint favolosi, di sprint importanti, con vittorie di atleti che onestamente poi sono andati a scrivere pagine importanti per quanto riguarda la vita da professionisti. Non dobbiamo dimenticare che la lunga fila di corridori che hanno conquistato la vittoria in questa corsa è iniziata nel 1967. Il primo a conquistare la vittoria fu Mauro Landini della Codifiume di Ferrara. Nel frattempo vedete che Daniel Auer ha alzato bandiera bianca, ma non è così per Giovanni Pedretti, corridore tenace, corridore che vuole naturalmente in un certo senso togliersi qualche soddisfazione in quello che è la sua, possiamo dire così, Cremona. Lui ha studiato, è stato soprattutto un bravissimo studente, ha insegnato ai giovani della Cremonese come si fa ad andare in bicicletta e soprattutto a elaborare la scelta ciclistica nei confronti magari di quella calcistica, e dopo un anno sabbatico è ritornato in sella proprio per dare, come abbiamo detto in precedenza, il suo contributo e aiutare Massimo Rabbaglio, che ha in un certo senso speso molto come tempo e come volontà nel mettere insieme questa squadra professional. Inquadratura d'obbligo anche nei confronti della vettura della polizia stradale, che è schierata non solo con quella macchina che abbiamo inquadrato, ma anche con dei motociclisti che garantiscono la sicurezza sulla strada, già di per sé sicura dal momento che c'è un vero e grande schieramento di persone a bloccare il traffico. Intanto avete visto, è stato ripreso Daniel Auer, è rimasto solo in testa il cremonese Giovanni Pedretti, qui inquadrato, impegnatissimo. Lui vuole assolutamente lasciare il segno, almeno sulla cronaca, di questa 53esima edizione del circuito del Porto. Di nuovo sul canale, vedete lì c'è proprio il tratto come se fosse un canale di Panama, per intenderci, naturalmente in
dimensione ridotta. Continua in questa azione solitaria che lui stesso sa non potrà portare alla conclusione della gara. Ancora molti sono i chilometri da percorrere, nonostante questo atleta sia in testa alla corsa da ben 4 giri. Vedete che comincia a fare fatica, e beh, è normale che sia così, perché nonostante non ci siano delle asperità, una delle caratteristiche di questa gara è proprio il grosso rapporto che solitamente viene usato per poter fare velocità. Quindi questa è la chiave di volta della corsa, una corsa che si concluderà sicuramente a una media elevata, e naturalmente ne è cosciente questo corridore, abbiamo detto il corridore contrassegnato dal numero 36, che risponderà al nome di Giovanni Pedretti, un atleta classe 96, un corridore che è stato effettivamente un buon corridore per quanto riguarda il club ciclistico cremonese, e che transita sotto il rettilineo d'arrivo con la possibilità di ricevere gli applausi non solo dal pubblico presente, ma anche e soprattutto dal presidente Rossano Grazioli della società organizzatrice, che abbiamo visto sul palco in compagnia di Alberto Rigamonti, lo speaker che annuncia a tutto il pubblico presente il transito del grosso del gruppo. Un gruppo ancora numeroso, ma più attenti di voi avranno già notato che alcuni di loro si nascondono sotto un ombrello, quindi vuol dire che di fatto è già cominciato a piovere, ed ora il corridore in testa, Giovanni Pedretti, deve combattere anche contro il maltempo. In testa a cercare di chiudere il buco vedete dei corridori tutti con la stessa maglia, sono del Velo Racing Palazzago, sono Cesare Godischi, classe 96, Matteo Fantoni e Jacopo Pesenti, classe 99, che naturalmente stanno facendo di tutto per dare fine a questo tentativo del corridore cremonese. Un atleta che ormai avete visto sta soffrendo un pochettino in questo tratto di strada, è stato incoraggiato da alcuni amici, non escludiamo anche parenti, perché lui vive appunto, è cresciuto, è nato qui a Cremona. Soffre ovviamente, ma continua nella sua azione. Intanto si sta facendo sotto con il numero 148, Jacopo Pesenti. Ricordiamo un corridore classe 99, quindi un under 23 in forza Velo Racing Palazzago, che sta cercando di chiudere il buco. Radio informazioni a cura del team Gualdi, mentre qui con il numero 89 ecco un corridore che viene dalla Russia. Si tratta di Nikita Bershnev, un atleta del primo anno, essendo nato nel 2000, e qui sempre con il 148 a fare l'andatura Jacopo Pesenti, che viene ripreso, così come viene ripreso proprio in questo momento il corridore che era in fuga da Paolo Bacci del team Colpack. Quindi gruppo compatto, termina l'azione del cremonese Giovanni Pedretti, ed ora ecco che c'è battaglia, una vera e propria battaglia potremmo dire, perché ci sono corridori di ogni società. Abbiamo visto un atleta della Beltrami, era con il numero 55, il corridore Matteo Furlan, ma nel frattempo si sono avvantaggiati 4 corridori. Il primo è passato precedentemente Ivan Mirri della Named Rocket, e ad inseguirlo ecco altri 3 atleti, 2 sono della Valle Seriana, Filippo Pellacci e Samuele Fioin, e con il numero 20 Giacomo Garavaglia, maglia scura, corridore della Colpack classe 96, uomo di esperienza, uomo che naturalmente partecipa anche lui
a livello della Colpac per aiutare quei giovani atleti che hanno deciso di continuare a gareggiare dopo le categorie giovanili. In quattro al comando, quindi Ivan Mirri della Nave The Rocket, Filippo Palacci della Seriana, Samuele Fiorin sempre della Valle Seriana Cene e Giacomo Garavaglia. Ma il gruppo, vedete, è lì veramente assatanato e in questo momento va a raggiungere i quattro di testa. Vediamo Antonio Pegoiani che si è fermato un momento sotto il palco della giuria a dare delle indicazioni mentre il gruppo transita proprio sotto lo striscione d'arrivo. In prima fila vediamo anche le maglie bianco-verdi della Dimension Data for Quebec, ci sembra di aver riconosciuto proprio Luca Mozzato, non tanto perché abbiamo visto il suo numero quanto perché lo conosciamo, è uno dei corridori che maggiormente apprezziamo. C'è anche un punto di storia, vedete, fatto dagli amici ciclisti cremonesi per tutti i loro iscritti, ed ecco che in pratica stiamo attendendo nuovamente di potervi far vedere delle immagini della corsa. Con il numero 13 intanto avete visto un corridore della Casillo, si tratta di Yuri Colonna, ma ora in testa al gruppo avete visto di nuovo Edoardo Ferri. Insomma, il gruppo che va a zigzag, ecco che con il 58 è Filippo Baroncini della Beltrami Opla, altra squadra Continental, un atleta Baroncini che è al primo anno nella categoria e vedete che da quando è stato riassorbito il fuggitivo c'è molta elettricità in testa al gruppo. Con il numero 19 ancora una volta Paolo Baccio, atleta del 97 della Colpac, che cerca di fare l'andatura e si sta portando dietro ovviamente altri corridori. Una corsa che è andata via liscia fino a questo momento ed ora ci sono varie iniziative, avete visto Mattia Baldo della Iseo Rime Carnovali ed ora Andrea Cervellera, vedete anche lui della Casillo Maserati, che in un certo senso fa l'allungo. È una corsa molto difficile perché laddove c'è pianura la velocità è elevata e ci sono questi continui tentativi di mettersi in luce che non solo stroncano le gambe a chi purtroppo soffre questo tipo di corsa, ma che mette anche in condizioni di non poter avere dei tentativi di fuga risolutivi. Avete visto un motociclista della polizia stradale che, come avevamo detto, insieme ai carabinieri e alla polizia locale sono l'anima praticamente della sicurezza di questa corsa, coadiuvati dai tanti volontari posti sui vari incroci, i vari bivi con le bandierine rosse. Ma ritorniamo alla corsa che, come vedete, è diventata veramente elettrizzante, è proprio il caso di dirlo, questo è un modo che possiamo usare per determinare, per raccontare quanto sta succedendo in testa alla corsa. E dopo aver visto Riccardo Bobbo della Gallina Colosio e la presenza nelle prime posizioni anche di Viviani, ricordiamo il fratello di quel Viviani che è campione italiano tra i professionisti, beh, la situazione è ancora, vedete, con lunghi rapporti per poter cercare di fare selezione. In testa con la maglia azzurra ricordiamo esserci il corridore della Valle Seriana Samuele Fiorin, poi col 148 Jacopo Pesenti, uno dei più attivi per quanto riguarda la sua società, il Velo Club, il Velo Racing Palazzago, e abbiamo di nuovo visto ancora una volta Attilio Viviani nelle prime posizioni. C'è un nuovo tentativo, ancora una volta Edoardo Ferri si mette in luce soprattutto a favore delle nostre telecamere e abbiamo visto con lui anche Edoardo Tabarelli della Iseo Rime Carnovali. Eccoli entrambi, aver guadagnato qualche metro di vantaggio, vogliono replicare praticamente la fuga che ha caratterizzato la prima parte di questa corsa
ad opera di due corridori, ma vedete, hanno guadagnato un discreto margine di vantaggio e su di loro si stanno portando altri due corridori. Con il numero 13 avete potuto notare Yuri Colonna e col 161 Lorenzo Affaticati della Cycling Development Guerciotti. Yuri Colonna, ricordiamolo, corridore della Casillo a Maserati, un gruppo sportivo nato proprio quest'anno, viene dall'Emilia Romagna, dalla provincia di Piacenza, ed è tutta una famiglia, la famiglia Maserati, che da sempre è all'interno del ciclismo. Gli atleti sono stati raggiunti, oltre che da Lorenzo Affaticato, anche da Yuri Colonna, e vediamo anche sbucare fuori il corridore Gianmarco Begnoni della Vis di Vigevano, corridore che nel corso della stagione ha già ottenuto, prima di questa corsa, ben tre vittorie. Eccolo là in fondo che pedala con la sua maglia della Vis di Vigevano. E sembra che i corridori in oggetto stiano veramente impegnandosi molto per poter guadagnare spazio. Intanto inviene sul gruppetto di testa anche Stefano Baffi, corridore classe 98 della Cycling Development Guerciotti, quindi compagno di squadra di Lorenzo Affaticati. Ma il gruppo piano piano si sta frazionando e vedete che si è messo in testa a tirare per chiudere il buco Andrea Cervellera della Casino Maserati, con il numero 30 Pasquale Lamanna, corridore al primo anno nella categoria della Iseo Rime Carnovali. Insomma, un tentativo di fuga a questo punto che viene annullato e sono di nuovo in gruppo compatto, e in testa si pone alla nostra attenzione con il numero 38 Riccardo Bobbo, poi Paolo Baccio della Colpac, Jacopo Pesenti del Velo Racing Palezzago, ed ora eccoci con in testa a tirare il numero 45 Davide Plebani della Arvedi Cycling Team, ricordiamo bronzo mondiale nell'inseguimento individuale, un atleta di primissima importanza, già vincitore in passato tra gli juniores del titolo italiano, ma vedete che nonostante questi continui tentativi nulla di concreto si realizza e si ripassa nuovamente sul rettilineo d'arrivo con corridori che vanno fortissimo quando mancano due giri al termine, due giri alla conclusione, quindi sono poco più di 26 km, mezz'ora alla conclusione. Passa sotto lo striscione con qualche metro di vantaggio Angelo Raffaele, classe 91 dell'amico Uma Tool, lui cerca di guadagnare qualche metro, ma vedete che subito anche lui viene braccato dai concorrenti che si stanno facendo largo in queste ultime battute di corsa. Con il 63 ecco Luca Mozzato, corridore che aveva conquistato un titolo italiano nella categoria allievi, un corridore a Veneto, un corridore che conosciamo proprio dalle categorie giovanili. Invece con il 61 il suo compagno di squadra Samuele Battistella, classe 98, così come Mozzato, entrambi sono della Dimension Data for Quebec, una squadra con radici australiane che ha tra le proprie file atleti che vengono da ogni continente. Con il numero 11 intanto inquadrato in testa alla corsa Sergei Rostovsev, atleta che in passato è stato campione del mondo su pista per quanto riguarda la categoria juniores e gareggia quest'anno per la Viris di Vigevano. Di nazionalità russa, figlia di una più lui medagliata alle Olimpiadi su pista, un atleta che ha nel proprio sangue il DNA giusto per diventare un campione. Continua intanto l'azione, vedete, non proprio molto convinta di Davide Plebani, che si è posto alla ruota di Samuele Battistella della Dimission Data. Insomma, una
momento, questo veramente particolare della corsa. Avete visto, non c'è stato un momento di respiro, tanti sono gli atleti che si sono messi in luce a favore della nostra telecamera. Abbiamo visto con la 12 Daniele Cazzola della Viris, con il 2 Leonardo Marchiori della Zalf Euromobil, con il 15 Luca Ragalli della Casillo Maserati, ed ora con 63 Luca Mozzato, che si mostra proprio davanti nelle prime posizioni della gruppo. L'andatura è aumentata, Mozzato ha preso la ruota di Davide Plebani, un vero e proprio armadio potremmo dire lì davanti, una Plebani che comunque giudica troppo elevata l'andatura e quindi tira i remi in barca. Insomma, un susseguirsi, vedete, di corridori che si curano, che tentano di fare l'allungo, ma nulla si può a queste velocità. Con il 61 abbiamo detto Battistella sulla sua ruota con il numero 2 Leonardo Marchiori, altro atleta molto interessante della Zalf Euromobil Fiore, leggermente staccati invece il resto del gruppo, che vedete si è diviso in due tronconi. Battistella alza la mano, chiede in un certo senso aiuto, ha capito che non si può andare molto lontano in coppia, e vediamo che continuano a voltarsi, continuano a guardarsi alle loro spalle i corridori che in questo momento sono in testa al gruppo. In testa al gruppo vediamo anche Gianmarco Begnoni, uno dei velocisti più accreditati qui con la maglia verde. Lui corre quest'anno per la Viris di Vigevano, e a questo punto di nuovo lo scatto di Luca Mozzato, un bel atleta, un atleta particolarmente veloce, ma che non disdegna di fare fatica, magari, perché no, di raggiungere il traguardo da solo. Cerca l'allungo, vedete, usa il massimo rapporto possibile, ma dietro come una moto viene fuori Luca Regalli della Casillo Maserati, che va così a chiudere ogni possibile velleità di vittoria solitaria a Luca Mozzato. È una corsa particolarmente tattica, si studiano, si guardano in faccia, continuano a fare scatti e controscatti. Nel frattempo la media è diventata elevatissima e chiaramente tutto questo sotto il controllo del giudice in moto. Non si vuole certamente provocare nessun problema a quello che è l'andamento di questo finale di corsa molto ma molto elettrizzante. Con 154 davanti al gruppo avete visto Filippo Mori della Work Service Videa Coppi, poi al suo fianco con il 65 il sudafricano Conor Brove della Dimension Data, ma come abbiamo già detto in precedenza tutta corsa molto ma molto tattica. Siamo nei pressi di quello che è il rettilineo d'arrivo e vedete che davanti ci sono le maglie della Dimension Data e più esattamente quella del corridore veneto di cui abbiamo più volte parlato nel corso della nostra cronaca. Controlla dietro al gruppo la presidente di giuria, abbiamo più volte nominato, è giusto rifarlo ancora, Sres Nevenka, che controlla ovviamente l'andamento regolare della corsa in queste fasi che ormai sono le ultime fasi di corsa, dove si presenta ancora una volta il gruppo compatto. Siamo al suono della campana, siamo all'ultimo giro e vedete davanti le maglie della Kubeka. Insomma, una corsa che si prevede si andrà a concludere ancora una volta in volata. Suona la campana, cartello dell'ultimo giro per il gruppo che è ancora notevolmente numeroso, non ci sono stati molti ritiri, una trentina circa, quindi si prevede l'arrivo di un gruppo comprendente 120-130 corridori. Per ragioni di sicurezza, anche perché nulla ormai si può smuovere a livello di cronaca, è difficile che ci sia un tentativo, quindi per rendere ancora più
controllata la corsa e non andare incontro a sanzioni da parte della giuria, ci fermiamo e vi mostriamo alcuni momenti di attesa, quello dell'addetto alla photo finish e quello di un genitore di quel corridore Rostoviev che abbiamo detto è stato campione del mondo nella categoria juniores. Giunge sul rettilineo d'arrivo, più esattamente sotto il palco delle autorità, il direttore di corsa Antonio Pegogliani, che finisce tra poco il proprio compito di direttore di organizzazione. Manca veramente pochissimo tempo all'arrivo, i corridori sono mai prossimi alla linea del traguardo ed ecco la volata, una volata veramente importante, un gruppo aperto completamente sulla larga sede stradale e vedete che sulla sinistra del vostro teleschermo sbuca una maglia bianca, la sua ruota, la maglia della Casillo Maserati, il vincitore di questa edizione 2019 del circuito del Porto è Luca Mozzato, davanti a Jaramillo Gomez del Team Colpack e Yuri Colon, quello con la maglia rosa, addirittura in terza posizione. Vi riproponiamo l'arrivo affinché possiate individuare i corridori di cui abbiamo parlato fino a questo momento e vedete sull'estrema destra c'è proprio il corridore della Colpack, ragazzo, ricordiamolo, al primo anno nella categoria, che va a mettere la propria gomma davanti a quella di Colonna. Luca, uno sprint veramente regale, hai dimostrato di avere la gamba nel finale, sempre lì in testa, sei un grande corridore. Ringrazio soprattutto i miei compagni di squadra perché si sono messi davanti quando mancava ancora tantissimo tempo e tanti chilometri, però sono stati veramente fortissimi e questa vittoria la dedico alla mia famiglia e in particolare a mio papà e spero di fare un'altra stagione veramente al top. E siamo così giunti al momento ufficiale della consegna dei fiori ai primi tre classificati che sono saliti sul palco delle autorità. È presente la vicepresidente vicaria della Federazione Ciclistica Italiana Daniela Isetti, che consegnerà insieme al presidente Rossano Grazioli la maglia al vincitore. Nel frattempo c'è la premiazione del terzo classificato, ricordiamo Yuri Colonna, classe 96 della Casillo Maserati, seconda posizione per un sorprendente Jaramillo Gomez del Team Colpack, ricordiamo un ragazzo nato nel 2000, quindi al primo anno da cui i dirigenti della Colpack si aspettano veramente tanto, per il momento secondo classificato al Giro del Porto. Ma gli applausi più calorosi sono tutti per Luca Mozzato, che è sicuramente un atleta predestinato a fare il campione nel ciclismo. È cresciuto in una squadra veneta molto importante nelle categorie giovanili ed ora è passato in questa Continental, la dimensione data for Kubeka, che è in pratica la versione più giovane di quella squadra professionistica della World Tour che si cresce in casa i propri campioncini. Hanno aderito alcune società professionistiche al progetto UCI di far maturare in casa con delle compagini Continental i propri corridori e Luca Mozzato è proprio uno di questi fiori all'occhiello della dimensione data for Kubeka, squadra che è iscritta alla Federazione del Sudafrica. Un sorridente Luca Mozzato quindi con Gomez e Colonna a fargli da valletto. Yuri, quest'oggi non ti è riuscito di fare il bis con la vittoria di Biella? No, è stato quasi impossibile perché comunque lui ha fatto una volata praticamente perfetta, l'ho lasciato a 200 metri. Io ho aspettato addirittura gli ultimi 50 ad uscire ma non ce l'ho fatta neanche a prendergli la prima ruota. Però dai, va bene così, sono contento. Una buona prestazione è quella della vostra squadra che ha tappato tutti i buchi per portarvi proprio qui in, sul rettilineo d'arrivo in volata. Sì, praticamente perfetti. Io pensavo comunque di avere Tagliani alla ruota per tirargli a lui, però da ultimo mi sono ritrovato io, l'ho fatta io e comunque un podio non è da buttare via.
Nicolas, soprannominato Papu, quest'oggi un secondo posto davanti a tua mamma che è venuta apposta dalla Colombia. Sì, sì, grazie, oggi è arrivata mia mamma e sono molto contento. Era senza pressione, doveva stare a ruota del mio compagno Masotto e tutti hanno stato molto bravi, Tognati, Baccio, Oleg e niente, molto felice. Molto felice, ma poteva andare meglio? Sì, sì, poteva andare meglio, ma così è stato, niente. Ma com'è che un colombiano adesso si mette a fare le volate? Non lo so, ma adesso c'è una nuova generazione di ciclisti colombiani come Gaviria, Hodge e tutti, non solo nella scalata, anche nelle volate. Luca, una maglia importante, quella del circuito del Porto, qui hanno sempre vinto corridori, poi passati professionisti, beh, è un buon biglietto da visita per il passaggio. Sicuramente questa è una corsa veramente importante, sono appunto felicissimo di essere riuscito a vincerla. E riguardo al passaggio al professionismo, quello lì rimane un obiettivo e dovrò guadagnarmelo a suon di risultati. Questo è il primo veramente importante e speriamo di continuare così. Daniela Isetti, lei qui rappresenta la Federazione Ciclistica Italiana e non solo, anche fa parte della commissione del CONI, quindi ha più che diritto di rilasciare le dichiarazioni al termine di una corsa esaltante, una corsa dura, pianeggiante, è vero, sembra facile, ma i corridori hanno pedalato fortissimo con un tempo non eccezionalmente bello. Ma qui, per usare le parole sue alla presentazione, beh, qui Pozzato le ha suonate veramente a tutti. Eh sì, assolutamente, è stata una gara veramente stupenda, insomma, il maltempo, quindi insomma sostanzialmente questo freddo veramente pungente non li ha assolutamente frenati, anzi è stato, come appunto dicevo alla presentazione, un racconto veramente, veramente stupendo con un epilogo altrettanto veramente molto interessante. Parlando con qualcuno prima dicevo che questo è un po' il mondiale dei velocisti e questa cosa si è verificata veramente, davvero una volata stupenda con tantissimo pubblico appunto nonostante il freddo inusuale per questa stagione, per cui insomma davvero complimenti agli organizzatori e un grazie a tutti gli sponsor, ad Arvedo in particolare e anche all'amministrazione comunale che è estremamente sensibile nei confronti del nostro sport e nei confronti di questa gara che è a tutti gli effetti una gara monumento della nostra federazione. Parole bellissime quelle dette dal presidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, Daniela Isetti. Siamo ormai prossimi alle operazioni di premiazione finale, un attimo per guardare Soncini al lavoro del suo impegno fotografico odierno e poi naturalmente la piazza si anima di tante persone che vogliono assolutamente assistere alla premiazione di questa importante corsa che, come abbiamo detto più volte, è giunta alla 53esima edizione. Una corsa che è stata vinta in passato anche da Jacopo Guarnieri, una vera e propria icona del ciclismo cremonese, e da Michele Nodari del Club Ciclistico Cremonese nel 2008. Poi tanti atleti che hanno scritto il proprio nome nel importante Albo d'Oro e ci ricordiamo nel 2012 e 2013 la vittoria di Paolo Simeone. Intanto vedete che le varie autorità premiano i corridori, i primi cinque arrivati, quella che vedete è la signora, la figlia praticamente di Costantino Secchi che ha inventato il circuito del Porto, il comandante Sforza, il presidente della Cremonese, il sindaco, tutti con i primi cinque classificati a dare a loro il meritato premio. Ma è già tempo di un'altra intervista. Cittadino che conta di Cremona, beh, a bocce ferme un'altra grande giornata nonostante il tempo non fosse stato non è stato dei migliori. Certo, no, un'altra grandissima giornata. Il tempo per fortuna ci ha graziato perché non pioveva durante la gara. Certamente c'era un po' meno pubblico, ovviamente con una giornata di sole sarebbe stato un po' diverso, ma ciò non toglie che è stata un'altra manifestazione importantissima, molto importante, con una grande partecipazione a livello internazionale e anche il risultato è un bellissimo risultato. Va bene
detto da Cremonese, speravamo nell'Arvedi, magari nella formazione Arvedi nei primissimi posti, ma è comunque quarto, quindi è comunque secondo me un buonissimo risultato. L'anno prossimo puntiamo ancora di più, sicuramente. È una grande manifestazione, grande manifestazione. Devo ringraziare tantissimo il gruppo Arvedi e la società, perché stanno facendo un lavoro straordinario, straordinario. Ed hanno un progetto anche di crescita importantissimo, quest'anno un anno davvero bello per loro e quindi per tutta la città. Ma devo ringraziare tutte le altre società presenti e gli organizzatori, che sono straordinari, c'è tantissima intelligenza, competenza, capacità e tanta anche tanto volontariato, perché ricordiamoci che anche col volontariato si fanno, i volontari sono fondamentali. Devo ringraziare le forze dell'ordine, sia quelle del comune che quelle che la polizia statale, e quindi secondo me è una bellissima manifestazione che dice di una città che sullo sport sta puntando tantissimo. E lo sport, caro sindaco, è dimostrato, premia sempre. Luca Mozzato va quindi a seguire sull'albo d'oro della manifestazione Giovanni Lonardi, vincitore l'anno scorso, lui era della ZAV Desiree Fior. Con questo è tutto da Cremona, dal circuito del Porto numero 53.